Salve e bentornati su Noi Orac, l'unica rubrica che prende il peggio del web e ve lo sbatte sulla faccia che manco Bud Spencer negli anni d'oro. E sì, ho anche cambiato mezzo per registrare, ora sto usando una vecchia fotocamera che, vabbè, non sarà 4K, però almeno non si sente più quel fischio che dava un po' fastidio, del tipo di voler prendere lo schermo e buttarlo fuori dalla finestra. Però vabbè, insomma, meglio che niente. Ma lasciamo perdere le inezie e cominciamo in quarta con una nuova puntata di Noi Orac. Sapete, l'hack di oggi non l'abbiamo trovata noi come succede di solito, bensì ci è stata proposta da un nostro iscritto, che ringrazio così tanto da augurargli al più presto un viaggio per Azkaban, e di sola andata tra l'altro. E comunque ti voglio bene, fan che non ricordo nemmeno come ti chiami, però ciao, ti saluto. Oggi si parla di Pokémon Outlaw, un hack di rosso fuoco come al solito, che non ho davvero idea come, ha riscosso un'ondata enorme di successo all'estero. Qui da noi no, perché tanto di supplizi per la vista già ne produciamo a quantità industriale, quindi non ci serve altra roba. Però io sono stronzo, e quindi prima le prove, poi ve le faccio pure vedere, perché dovete soffrire anche voi e vi voglio bene lo stesso. Mettiamo subito in chiaro una cosa molto importante. Questa hack è americana. E sì, è molto importante tenere sempre a mente che chi ha partorito questa atrocità contro l'umanità è un americano vero, un americano di quegli uomini che ha conosciuto il supplizio del mondo, le sue sofferenze e che ha vissuto la vita di strada e che sa quanto sia dura guadagnarsi il pane per vivere. Sì, e io sono una bellissima ballerina. Seriamente, un solo giro su questo trip di acidi e l'unica cosa che vi rimane è la desolazione. Vi giuro, non ho mai giocato a qualcosa di meno coinvolgente di quest'hack. Sarà che non so un bel tubo di yo-yo nigga-yo, ma non è che il creatore si impegni più di tanto, eh. Possiamo tranquillamente riassumere l'hack come: parlo di sesso, droga, violenze, abusi e cose fighe in un film da veri gangsters, ma non sono nemmeno io quello che sto facendo. E state tranquilli che non potreste trovare una descrizione migliore. Ma siccome qui non spariamo sentenze senza avere argomentazioni, non perdiamo tempo in inutili ciance e cominciamo per davvero. Tenetevi forte perché questa sarà un'esperienza che non dimenticherete facilmente. Come sempre si comincia con il primo avvio e ogni volta che succede un neurone nel mio cervello muore. Perché? Boh, sarà che sono stronzo io a voler capire perché ci siano certe cose, ma un Sandslash su sfondo grigio-nero e con fiammate mi sembra voler dire che il Pokémon abbia appena raso al suolo una città. Uno scenario post-apocalittico praticamente. Poi, oh, bello il logo uscito direttamente da Windows 95. Ma andiamo avanti, non vorremmo certo fermarci di fronte a queste bellezze, vero? Tanto per cominciare, leggiamo la descrizione che tutti usano per scrivere idiozie. E vediamo che cosa ci propone il nostro gangsta. What's up? What's up? What's Yondigo! up? Questo gioco è super fantastico, bro. No, davvero, questo gioco non è fantastico, è super fantastico! Se poi me lo dici tu, guarda, ti credo sulla parola. Sei un ragazzino di 15 anni che sta per assaggiare la vera essenza di questo mondo, con niente di più di un vecchio set di abiti e uno zaino molto brutto. Tuttavia, non preoccuparti, starai bene. No, ma ci credo, davvero. A volte, creature selvatiche e pazze persone proveranno a rubare da te, attaccarti e addirittura ucciderti. Ti chiedo scusa in anticipo, caro Yotobi, ma io veramente, Non ho capito! dopo aver letto cotanta opera filosofica che farebbe impallidire Aristotele, Platone e tutti quanti insieme, quello che ci resta da fare prima di giocare davvero è leggere cosa abbia da dirci il prof della regione. E con tanta fantasia e anni di ricerche alla NASA che manco Apollo 12, sono lieto di presentarvi. Il niente. Ok. In ogni caso, cosa avrà di interessante da dirci? Sì, il mondo è brutto, la gente ti vuole uccidere, è il personaggio. Cos'è quello sprite? E subito dopo il rive... Ah no, è sempre blu. Ma finalmente chiudiamo con questa scena imbarazzante e cominciamo a giocare. Per Dio, mi viene voglia di tagliarmi le vene e non abbiamo ancora iniziato.
Prima di continuare però, fermiamoci solamente un attimo. Please understand. Finora in qualsiasi hack di cui abbiamo parlato, abbiamo sempre cominciato la nostra avventura partendo dalla nostra stanza. Perché questa affermazione? Beh, perché siccome qui siamo swag e vogliamo far vedere quanto siamo innovativi, la partenza sarà direttamente dai bassi fondi, così come dovrebbe essere la vera vita del ghetto. Il problema sono proprio i bassi fondi. Ma la cosa su cui mi voglio soffermare è che questi bassi fondi, come li definisce lui, non sono altro che grotte sotterranee dove... Il mapping è un concetto astratto. Non esistono casupole né niente e anche se siamo nei bassi fondi, la gente di sicuro non dorme sul pavimento. Non tutta almeno. Ti vendono le crack illegali dei giochi, oppure la droga, come volete voi. La gente, non appena ti vedrà, ti assalterà senza un motivo preciso, dove nel migliore dei casi la scusa sarà... L'hack è fatta così bene che deve ricordarci che la mappacità non funziona nei bassi fondi e c'è Paco. Tra l'altro, girovagando per qualsiasi bassi fondo, è impossibile non trovare almeno un buco attorniato da rocce. L'utilità e il motivo sono a me ancora ignoti. Se qualcuno lo sapesse, pregate di scrivermelo nei commenti perché io davvero non l'ho ancora capito. Tornando a dove siano posizionati questi bassi fondi, eccovi la risposta. Pallet Town. No, non ci sono bassi fondi a Pallet Town. E non mi serviva la mappa di Pandora per scoprirlo. Io ve l'avevo detto che sarebbe stata una tragedia. Siete ancora in tempo per andarvene. Vi consiglio di farlo, perché da questo punto in poi c'è solo il delirio. Datemi retta, vi prego. Andatevene, che potete. Andatevene! Andatevene, andatevene, potete ancora? Ok, ora non potete più. Da adesso comincia. L'inferno quello vero. Cominciamo! Iniziamo ad interagire con qualcuno. Magari il creatore ha avuto un attimo di lucidità tra un cannone e l'altro, ma manco per idea. Il primo stronzo che vedo non fa che dire... Dopo aver fumato un ciano, adoro mangiare una grande pizza. Ok. No, davvero, questo gioco mi sembra la fusione fatta male tra Marron Merda e Scarce Edition, con l'unica differenza che queste cose l'autore le pensa davvero. Cioè, e secondo voi, a script come siamo messi? Sì, avete indovinato, non sappiamo fare neanche quelli! Quindi, come nell'ennesima run di Rosso Fuoco, attiriamo Hawk nel... Che cosa cazzo sei te? Sì, il turista. Tu sei un mostro venuto da un mondo parallelo per succhiarmi via l'anima, altro che turista! Comunque, il mostro ci porterà dritti da Hawk, che a quanto pare in questo universo è diventato un grandissimo pezzo di merda che maltratta la gente e... le assistenti? Tu non sei mai stata un assistente. Vabbè, dettagli. Giustamente, come in Pokémon Rosso Fuoco, sarà Hawk a darci i nostri starter. Qui nello specifico abbiamo... Vulpix come starter di fuoco, Pikachu come starter elettro, Sandshrew come starter di terra? No. Non sta da capire che cosa c'entrino insieme tra loro. Dopo che avremo scelto lo starter, il nostro rivale si prenderà gli altri due. Le grandi innovazioni scientifiche, insomma. E devo ricordarmi di smetterla di leggere i dialoghi. Sembra di stare in un covo di 15 anni che si sono appena fumati la prima cannetta. Arrivati a questo punto del gioco dovremo, come al solito, recuperare il solito pacco di Hawk. E sì, fate le solite battute sul pacco di Hawk. Ah, ho smesso di fare ridere 10 anni fa. Ok, bravi, fate ridere. Sì, ok, avete finito. Bravi. E per averlo dovremo, naturalmente, andare a Smeraldopoli. Tralasciando il fantastico mapping esagerato come sempre, saltano subito all'occhio gli sprite che farebbero seria concorrenza a Bisharp e di pedofili che come Pokémon hanno Tangela? Oh, sottile. Se solo non fossimo nel 2016 queste idiozie potrebbe pure capirle mia nonna. E mia nonna ha 90 anni per dire. Quando arriveremo a Smeraldopoli verremo a conoscenza del fatto che il pacco è stato rubato da alcuni gentil signori residenti nei bassi fondi della città. Sì, i bassi fondi esistono più o meno in tutte le città. E incredibilmente il creatore si è ingegnato così tanto in modo da poter donar loro mappe degne della variegazione presente in qualsiasi titolo di From Software. Incredibile. No, non sto scherzando. No. Sfidiamo di prepotenza i cattivoni e torniamo da Hawk, dove sentiremo il solito discorso cambiato. Sì, ok, tutto bello, possiamo andare avanti per favore? La cosa divertente è che, parlando con la gente, si possono trovare perle del tipo... Devo smetterla di farmi di acidi. Sì,
Il fatto che sia divertente perché questo potrebbe essere il creatore di quest'hack che si dice da solo di smetterla di assumere droghe pesanti. O meglio, questo è quello che spero io. In ogni caso, adesso possiamo proseguire per il Bosco Smeraldo. Ma... no, attenzione, fermi tutti! Devo dirlo piano e con molta calma, perché voi non siete mentalmente pronti per questo. Allora, un bel respiro. Il creatore ha creato uno script da zero! Sì, ma basta con questi dialoghi da dodicenni in fase prepuberale, però. E che cazzo, una cosa buona che fai me la rovini così? Andiamo avanti, va. Tutti verso il Bosco Smeraldo. La foresta è chiusa. Ok. Per raggiungere Plumbeopoli dovremo percorrere un labirinto che farebbe pisciare sotto Zelda e Tomb Raider messi insieme. Quelli veri, non le porcate che spammano come tali dal 2013. Si è rotto per davvero. Ops. Si è rotto per davvero. E vabbè, tanto, gioco di merda. Perché ovviamente chi ha voglia di rifare una mappa intera? Oddio, non solo la mappa, manco gli allenatori aveva voglia di sistemare. Giusto per non avere ancora di più quel senso di star giocando ad un aborto di rosso fuoco. Finalmente, dopo aver superato una vera prova di forza per gli occhi, raggiungeremo Plumbeopoli. Girando per la città noteremo principalmente due cose. Il turista è tornato per la nostra anima. Ed è Jimi Hendrix. E il museo ha lasciato spazio ad un nightclub. Entriamo, va. Adesso sono curioso. Prima persona, a caso, una rocket. Qui gli stereotipi si sprecano! E ovviamente la prima cosa che fa è dirci che si vuole sbarazzare dell'Ambra che ha con sé da molto tempo. E aspettavi me per darla via. No, l'Ambra! Intendevo l'Ambra! Proseguendo tra drogati, alcolizzati e altra brutta roba, ecco che troviamo... lei. Pure tu sei finita in questo puttanaio. No, gente, non ce la posso fare. Usciamo e andiamo in palestra come fanno le persone normali, vi prego. Come cazzo l'hai conciata? E aspetta, non me lo dire. Anche Brock è un pezzo di merda che ha fatto del male a qualcuno, lo so. Tac. Che poi, non sarai mica stato in prigione perché sei leggermente scuro di pelle? No, perché sapete la storia divertente sui neri che sono sempre cattivi e incolpati dalla polizia, bastarda? No, è che sono sempre in galera e poi no, se tipo ti cade la saponetta mentre ti fai la doccia con loro, no, ti vengono lì dietro e arrivano proprio sparati dritti come un treno e te lo ficcano dritto su per il culo. No, gente, non ci siamo proprio. Questa hack è proprio l'esempio di cosa non deve essere un hack. Non c'è trama, non c'è sfida, non c'è rielaborazione. Quel poco che il creatore si è degnato di cambiare è stato fatto pure male, ma molto male. E io non riesco a capire perché una buona parte dell'internet acclama questa cosa come la rivoluzione, quando l'unica cosa dalla sua è che non presenta bug pesanti o robe così tanto brutte che potrebbero capitare, almeno fin dove sono arrivato io, perché come al solito non sono andato troppo avanti. Di solito lo faccio perché in quel modo non mi spoilerò tutto di un hack e possiamo vederla insieme, non so, in una serie o che so io, ma questa volta non ho intenzione nemmeno di proporvela, perché davvero tutto quello che c'è da vedere sono questi 20 minuti di gioco. Adesso non mi ricordo quanto tempo l'ho giocata, però davvero è tutto quanto uguale, quindi non ha nemmeno senso giocare. La cosa è che noi incolpiamo spesso i nostri connazionali di fare hack da quinta elementare, però come potete vedere anche all'estero si producono queste bellezze e questo video ne è la dimostrazione. Il fatto è che se nazioni come l'America possono vantare Glazed e altra roba fighissima, non so, tipo, non in America, però c'è roba come la serie di Ruby Destiny, Light Platinum, Flora Sky, un sacco di roba molto buona, noi in Italia che cosa abbiamo? Avevamo Silver Legend e Crono. Poi ovviamente i creatori hanno deciso di smettere perché l'hacking è un hobby, quindi cos'altro abbiamo? Marron Merda 1 e 2. Wow! Gennaro Bullo con Ratata al 100. Ah, che forte, perché Gennaro Bullo c'è Ratata più forte del mondo. Ah. E altre mille hack fotocopia e progetti insulsi del tipo vi faccio tutte le regioni e tutti i Pokémon più uno! Vero Pokémon XY e Sole Luna GBA? Già, proprio quelli. Io su quest'hack non ho nient'altro da aggiungere. Quello che avete visto è quello che è veramente. Io non... boh, ho bisogno di una vacanza da queste cose. Comunque, se il video vi è piaciuto, anche se non penso, visto quello che abbiamo visto, lasciate un bel like perché potete supportarmi per tutte le diottrie che ho perso per giocare e registrare e montare tutta sta roba, che sapete non è stato proprio facile.
soprattutto a livello psicologico e di sanità mentale, quindi potreste supportarmi in quel modo. Iscrivetevi al canale se volete vedere altri Noio Rack, se volete vedere altri video nostri. Mettete mi piace alla pagina Facebook, perché lì mettiamo anche i nostri progetti, perché anche noi facciamo le hack. Abbiamo anche un canale Telegram, perché così potete essere subito aggiornati su quello che facciamo. Non so, possono essere video, aggiornamenti delle hack, orari per Discord, visto che abbiamo aperto anche Discord, e eccetera eccetera. A proposito di Discord, noi siamo sempre sulla chat pubblica dalle 6:30 alle 9 di sera, e in quell'ora si può giocare, parlare, dire stronzate, proporci hack, robe, tutto quello che volete, siamo sempre lì. E mentre invece rimane aperta la chat generale tutto il giorno praticamente, quando volete noi leggiamo, quando arriviamo eccetera eccetera. E con questo ho finito quello che avevo da dire, per fortuna, e noi ci rivediamo al prossimo video, spero.